Determinazione. Coraggio. Ambizione. Talento. Rischio. Volontà. Prospettiva. Queste sette parole, che da sole, fuori dal contesto, potrebbero sembrare senza senso, in realtà un senso ce l'hanno e come. Infatti, se noi le attribuiamo il giusto peso e le consideriamo alla luce dei 5 giorni che abbiamo passato qui alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, iniziano a prendere vita, iniziano ad assumere una loro fisionomia ed un significato ben preciso. C'è un solo filo conduttore che le anima e che permette di creare un nesso logico fra loro. Si tratta della passione, il punto cardinale di riferimento in questo nostro intenso percorso di orientamento. Abbiamo trascorso quasi una settimana intera a Pisa, alla Scuola Superiore Sant'Anna. Veniamo da tante città diverse. Io vengo da Tarquinio. Io vengo da Livorno. Io sono di Potenza. Io vengo da Atene, frequento la scuola italiana. Io sono di Sondrio. Frequentiamo scuole diverse. Io faccio il liceo classico. Io frequento il liceo scientifico. Io faccio il liceo delle scienze applicate. Io sono promossa all'ultimo anno di un istituto tecnico. Abbiamo interessi diversi. Oltre allo studio, tra i miei principali interessi ci sono la vela, che pratico sin da quando sono piccola perché vivo a Palermo, il nuoto e suono anche il pianoforte. Sono per esempio il giornalismo e la politica, in particolar modo legato al primo. A me piace molto anche la danza, il teatro, questo. E abbiamo motivazioni diverse. Sicuramente mi piacerebbe realizzare qualcosa nel mio futuro e soprattutto qualcosa che mi piace. Quindi sono venuta qui più che altro per esplorare le varie possibilità e trovare la cosa che più mi si confà. Sicuramente sperimentare un tipo di vita diversa, un tipo di vita collegiale e capire quale facoltà scegliere nel futuro. Sono venuto qua principalmente con l'intento di orientarmi un po' di più nel mondo universitario, con l'idea di confermare la mia scelta universitaria che ho in realtà fatto da tempo e vedere se in realtà poteva anche essere modificata. Domenica è stato il primo giorno. Ci siamo conosciuti reciprocamente. Lunedì abbiamo avuto il nostro primo contatto con la Scuola Superiore Sant'Anna. Martedì abbiamo cominciato a capire come funziona il mondo dell'università e in particolare il sistema delle scuole universitarie superiori. Mercoledì abbiamo acquisito degli strumenti che ci permetteranno di analizzare anche in futuro i fatti di attualità. Giovedì abbiamo riflettuto anche sul cambiamento climatico. Questo è un tema che è molto caro a noi giovani. Abbiamo iniziato ad attrezzarci per inquinare di meno. Venerdì ci siamo salutati. Speriamo sia un arrivederci. Al seguito di questa esperienza, come consideri la possibilità di venire a studiare qui o in una delle scuole universitarie superiori? Allora, è una possibilità che mi attrae, solo che devo ancora valutare bene anche ciò che io posso dare. Mi ha molto interessato lo stage a cui abbiamo partecipato, argomenti molto interessanti. Beh, penso che sto valutando l'opzione perché mi sembra un ambiente molto stimolante. E abbiamo parlato anche con dei ragazzi che frequentano questa scuola e mi è sembrato un percorso molto interessante, perciò sto valutando, insomma. Sì, l'orientamento mi è servito soprattutto a capire quale degli indirizzi voglio scegliere, quindi sono indirizzato verso questa scuola. Al termine di questa settimana, come ti è sembrata l'esperienza e tenteresti il concorso per entrare al Sant'Anna in una di queste scuole?
L'esperienza mi sta piacendo molto, quindi avevo già idea di provare, quindi penso che proverò o qui o alle altre scuole. In attesa di ritrovarci qui, magari in questi giorni abbiamo imparato molte cose nuove. Cos'è e come viene svolta una lezione universitaria, in cosa consiste l'interdisciplinarietà e come si fa la ricerca. Abbiamo parlato affrontando il tema da prospettive diverse, ma sempre con una rigorosa base scientifica di tanti fatti d'attualità, per esempio del cambiamento climatico. Stesso tema, diverse prospettive. Ti piace questo metodo? Sì, perché permette di affrontare un tema anche importante come oggi il cambiamento climatico da appunto diversi punti di vista, quindi permette di affrontare lo stesso tema prendendo in considerazione aspetti anche che di solito sfuggono. Ma interessante, ci apre gli orizzonti a nuove riflessioni che sono sempre utili nel ragionamento sui vari argomenti che vengono proposti. Di solito, non lo so, ci viene presentato magari soltanto dal punto, cioè da un punto di vista, quindi così può essere anche più funzionale forse. Ma penso che sia molto utile, soprattutto in questo momento che stiamo cercando di orientarci, di capire quale sia la nostra strada. In questo modo, appunto, trattando ogni tema sotto diversi punti di vista, possiamo proprio capire qual è la strada che dobbiamo prendere. Beh, sicuramente ti può permettere di ragionare meglio sul tema che stai affrontando, perché sostanzialmente lo vedi da più lati e quindi è un po' come girare un dado, ogni faccia è diversa. Allora, cosa ne pensi di questo metodo di affrontare le tematiche dell'attualità da diversi punti di vista? A mio parere è un metodo molto opportuno perché appunto riesce a far aprire la mente a tutti gli studenti verso quello che è in realtà il mondo e non rimane un insegnamento appunto fine a se stesso che dopo un seminario, una lezione si perde e rimane solo una conoscenza, invece così può essere affrontato anche da vari punti di vista. Ah, dimenticavo, ci siamo anche divertiti. Guardateci, siamo sulle mura di Pisa. Di qui abbiamo una prospettiva nuova della torre pendente e degli altri monumenti, e anche di tutta la città. E queste invece sono le nostre prove di ritmo, di musica e canto. Davvero straordinario! Ci chiediamo, ora che siamo alla fine, a cosa potremmo paragonare questa nostra bella esperienza così coinvolgente? A cosa paragoneresti questa esperienza al Sant'Anna? Beh, la paragonerei a una maratona, perché si è molto carichi all'inizio, poi si dà tutto il possibile e alla fine si finisce la maratona con nuove esperienze migliori in un certo senso, anche se affaticati. La mia esperienza al Sant'Anna la paragonerei a un viaggio senza una meta precisa in realtà, durante la quale sono portata a superare i miei limiti, a conoscere persone nuove, a scoprire i talenti degli altri e anche a riscoprire la bellezza dei miei. E alla fine di questo viaggio scopro che non c'è un vero tesoro alla fine, perché il tesoro non è solamente il viaggio, ma anche la meta, che poi si concretizzerà tra un anno con l'inizio del mio percorso universitario. A cosa paragoneresti questa esperienza qui che stiamo vivendo a Sant'Anna? Non credo che in realtà sia paragonabile a qualcosa. È un'esperienza che ti dà una visione trasversale di tantissimi ambiti e che ti arricchisce sicuramente tantissimo, sia dal punto di vista culturale che soprattutto dal punto di vista emotivo e culturale delle persone con cui ti rapporti e sociale. A cosa paragoneresti questa esperienza al Sant'Anna? Questa esperienza è stata una sfida con me stesso prima di tutto, una sfida perché mi sono confrontato con numerosissime materie, e alcune delle quali insomma non le avevo mai imparate e quindi è stato un percorso molto intenso, alla fine del quale mi sento cambiato e penso che abbia avuto effettivamente un grandissimo valore orientante per la mia scelta universitaria. Cosa ti viene in mente pensando a questa esperienza?
Ah, io la paragonerei un po' come quando vai su una giostra nuova al Luna Park. Infatti prima di andare hai un po' paura perché non sai come sarà. Poi ti diverti perché anche qua, anche se è faticoso, però ci si diverte. E da un lato impari anche tante cose nuove e sei un po' cambiato. Anche se non si direbbe tanto di una giostra al Luna Park, però da un lato anche quella ti cambia. Secondo me questa esperienza è quasi, è stata ovviamente un'esperienza bellissima, ma proprio il collegio del Sant'Anna io lo paragonerei quasi a un paradiso, perché effettivamente per le persone che vogliono studiare, che vogliono impegnarsi e che comunque vogliono entrare nel mondo della ricerca è una grandissima opportunità. A quale esperienza di vita paragoneresti questa esperienza che stiamo vivendo adesso a Sant'Anna? Credo alla prima volta che ho preso l'aereo, perché comunque ero molto spaventato, perché pensavo comunque di non essere all'altezza, perché ovviamente pensavo il livello fosse altissimo. Ovviamente ho trovato un livello altissimo, ma questo ovviamente comunque è stata un'esperienza bellissima che mi ha comunque aiutato e mi ha spronato ovviamente a migliorare me stesso. Mi ricorda un'esplorazione, quindi in un luogo che non ho mai conosciuto prima, quindi un luogo verso cui provo una forte curiosità e magari anche un po' di timore, perché appunto è qualcosa che non conosco. Un'esplorazione quindi che può rivelarsi anche faticosa, perché comunque può essere impegnativa e in certi momenti magari la stanchezza può farsi sentire, però comunque la curiosità è più forte. L'obiettivo era certamente quello di favorire l'orientamento di noi ragazzi. Ma gli allievi tutor di queste scuole come si sono orientati qualche anno fa? Io sono Pietro e ho scoperto questa scuola grazie ai consigli di alcuni miei amici, mentre il consiglio che do a voi è questo: mettetevi in gioco e cogliete ogni opportunità per superare i vostri limiti ed arricchirvi. Io sono Anna, mi sono orientata grazie ai consigli ricevuti dai miei docenti che mi hanno fatto conoscere le opportunità offerte da questa scuola, e a tutti i ragazzi che si stanno orientando in questo momento consiglio di seguire le proprie passioni e scegliere in base a quello che davvero amano fare. Io sono Anas e ho scelto la scuola perché sono di Pisa, quindi la conoscevo già e mi sembrava una buona opportunità. Il consiglio che posso dare alle persone che devono ancora scegliere, ragazzi, è quello di cercare di scoprire quello che viene dopo, di mettersi in gioco e quindi di provare l'esperienza universitaria a pieno, perché quello che ci si immagina dall'altra parte alla fine non coincide mai con quello che di fatto è l'esperienza universitaria. Sono Marta, mi sono orientata 2 anni fa in modo abbastanza autonomo, cioè leggendo siti e programmi dell'università. Il mio consiglio è invece di non fare come me, ma chiedere invece, non farsi scrupoli a parlare con studenti più grandi che hanno fatto davvero ciò che può interessare. Io sono Leonardo e mi sono orientato ormai 4 anni fa facendo una scuola di orientamento estiva anch'io. Quello che consiglio ai ragazzi è di sfruttare al massimo questi giorni, fare domande, chiedere consigli a chi già sta frequentando i corsi, quindi in bocca al lupo a tutti quanti. Ciao, io sono Veronica, sono al secondo anno e 3 anni fa ho fatto questa scuola di orientamento, quindi posso dire che è un'ottima esperienza per avere un contatto diretto con chi già fa l'università, e quindi secondo me è molto utile interagire con gli allievi, fare tutte le domande che possono venire in mente e capire cosa è davvero l'università per chi c'è dentro. È il nostro momento, quello dei nostri consigli. Prima però ascoltiamo la professoressa Gaetana Morgante, che ci ha accompagnato in questa settimana, e subito quello della rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna. Di, come si dice con un termine inglese, pensare out of the box, cioè provare a ragionare con delle logiche differenti, affrontando il pensiero del futuro non per discipline, ma per ambiti di interesse, con un approccio il più possibile interdisciplinare. I ragazzi, quando si presentano alla scelta universitaria, sono ancora molto legati alle materie scolastiche e non alle competenze e alla professionalità. Potremmo chiederle quali sono i punti da tenere in considerazione durante l'orientamento, a chi e che cosa bisogna dare ascolto. Bisogna dare ascolto innanzitutto a se stessi, quindi cercare di capire quali sono le proprie attitudini, senza però fermarsi a queste, ma mantenendo la curiosità per tutto quello che viene proposto.
Qual è il valore aggiunto che il Sant'Anna e le scuole federate danno? Il valore aggiunto è costituito dal fatto che la nostra didattica è sempre collegata alla ricerca, quindi cerchiamo di combinare questi due aspetti spingendo molto in avanti quello che chiediamo ai ragazzi, ma sono tutti generalmente molto bravi, quindi ce lo possiamo permettere. Quando lei aveva la nostra età, quale percorso ha seguito? Quali sono state le sue linee principali? Ma senti, io non ho avuto la fortuna di poter seguire alcuna scuola dell'orientamento, quindi sono stata molto indecisa fino alla fine, in particolare tra lettere antiche con indirizzo archeologico, che mi sarebbe molto piaciuto fare, e giurisprudenza, ho un po' fatto una scommessa. Poi il tempo mi ha dato ragione, ma è stata davvero una scommessa. Oggi con l'orientamento non lo è. Ok, siamo giunti alla fine, questa settimana purtroppo è finita e adesso ognuno di noi vorrebbe dare un consiglio a voi che siete a casa, voi che purtroppo non avete partecipato a questa esperienza o che forse parteciperete l'anno prossimo. Allora parto proprio io a darvi un consiglio, io sono Analea e il consiglio che voglio darvi è, anche se avete già un'idea forse abbastanza precisa di ciò che volete fare da grande, non chiudetevi e cercate di scoprire tutto ciò che vi può circondare. Io sono Elsa e quello che vi consiglio ragazzi è di interessarvi a tutte le materie, tutto è importante. Ciao, io sono Alessandro e quello che volevo dirvi è siate curiosi. Ciao, io sono Giulia. Il mio consiglio è quello di confrontarvi con i vostri compagni e non aver paura di fare domande ai docenti e professori. Io sono Ian e il mio consiglio a voi è di cogliere l'attimo. Io sono Silvia e vi consiglio di seguire il vostro istinto. Sono Rebecca e il mio consiglio è affrontate ogni sfida con passione e determinazione. Ad ogni modo, non abbiate paura di sbagliare e nel frattempo buona maturità. Ciao!